Un'altra mucchiata di macchine fotografiche, questa volta abbiamo le toy camera. Buonasera Silvio, Buonasera signore, buonasera a tutti. buonasera. State lì che arriviamo. Ciao ragazze e ragazzi, bentornati al bar della fotografia. Ciao Ciao, ragazzi, ciao, ciao. ciao, ciao. Abbiamo qua ancora un bel mucchietto. Oh. State tranquilli, guardiamo qualcuna perché sennò qui diventa un problema. Abbiamo tutte quelle che sono, Silvio, Io le le chiamo le plastichine. plastichine, le fotocamere giocattolo, le tue camere, tra cui tante anche pubblicitarie. Sì. E qui ce ne sono di tutti i tipi, formati. Vedo anche. Guarda, partirei subito, mi metto qua di lato, Silvio, perché vedo una cosa Sì. interessante. Che cos'è? Non è una macchina fotografica, No. vero? Questi sono rullini fotografici. Rullini. Sì. Non so che misura siano, ma sono, non sono supposte, No, ecco, eh? esatto, neanche pastiglie. Quindi. E vanno su questa macchinetta qua. Ecco. Fammela vedere perché sono curioso di capire che roba può essere che usa la Bell 14. 14. I Sì. rullini vanno messi così. C'è una specie di scatolina. E sono Sì. quei rullini lì che immagino saranno ormai introvabili. Sì. No, Quindi forse in Cina ci sono in ancora. Cina, ma sarebbe un 35 mm ridotto perché è Sì, è cinese. cinese, perciò. Fammeli vedere perché. Vediamo cosa c'è scritto su, se riesco. 14x14, 10 esposizioni, 6 pezzi. Tu ne hai già usato, Sì. immagino, uno perché dovevi provarla, vero? Infatti, Sì. manca una cartuccia. Esatto. E questa è la prima. Allora, tu che le hai tirate fuori, Silvio, tutte queste, ne hai una da cui vuoi partire? Io sono partito da Io questa. partirei Dalla più. dalla più scadente. Ma è bella pesante. Sì. Allora, Scadente. è scadente perché era quella che vendevano sui piazzali di Venezia alle fiere. Era una cinesata, ma cinesata, cioè Era, lo è ancora. lo è ancora perché. Infatti lei sembra una gran fotocamera. Perché è messo dentro, qua sotto. Invece del qui ci sarebbe il pacco batterie, c'è dentro una cosa di piombo. Una placca di Placca piombo di piombo per per fare farla diventare pesante. In effetti pesante. lei è pesante qua, Ah. quasi come una fotocamera No, no, reflex. alcune fotocamere al giorno d'oggi pesano molto meno. Posa molto meno. Ci fermiamo qua perché Lasciamolo stare, non voglio veramente. neanche vedere. No. Allora, diciamo che in tutto questo gruppo c'è qualcosa che è degno di nota. Dopo Allora, vediamo magari quelle simpatiche. Qualcosa che è degno di nota. queste qui sono le rosse. Quindi non sono, aspetta che arrivo con, non so come si pronunci. Cimeha, Cinmebua, Vabbè, vabbè, mi scuseranno i russi. sì, no, ti insulteranno più che Sì, vabbè. scusarti. È una macchinetta fatta in acetalica, sicuramente, una plastica bella perché funziona anche bene. Questa qui ha il rullino Un rullino normale normale, 135, 135, 24x36. un obiettivo da 43, no, il T43 è il numero della cosa, della macchina fotografica, il 4 diaframma per 40 di fuoco, messa a fuoco. Questa qui è una sua sorella, sempre in plastica. Alla smena 8. Poi Poi, guarda, potremmo, qui abbiamo delle normalissime, diciamo le più tranquille, diciamo. le tiro su un attimo giusto Sì, per per far vedere. vedere. Una Kinon. Queste qui sono tutte. Questa qui è Ecco, una Wild Peak Panorama. panorama, una Una Kodak, Kodak sì, di una Kodak. quelle basiche Sì. di una volta. Nakin. Junior G, attenzione. Questa teniamo qui. Ma dopo ci facciamo anche una birretta, va Normalmente. bene. E qui dopo ci sono delle altre, normali, questi per esempio ancora in tonsa, ma sicuramente l'avranno usato pochissimo. Scatolata.
Fuji, una Fuji, Fuji DL80, una Ricoh nuova di zecca, ancora le 20. Ah, c'è anche la garanzia, ancora in garanzia, quindi una sacchetta eccezionale, buono, e la macchina ancora in celofanata addirittura. Sì, vediamo. È una Ricoh che sicuramente è 1.45, fuoco 35 mm. Ok. Rimettiamo, dopo mettiamo. Allora, ne vedo una con un colore stranissimo. Ecco, siamo appena passati dal Giro d'Italia e abbiamo un Giro d'Italia anche noi. Ma dai. Sì. Veramente? Sì. Queste qui erano quelle che... Sono proprio giocattolo che, esatto, si trovavano anche nei detersivi una volta. Abbiamo una Motta e ho scritto un 110. Ah, queste qui sono, cominciamo con quelle pubblicitarie. Una Motta, una Motta. Una, attenzione, c'è un rulino ancora in tonso, ancora. Formato 110. 110 questo, sì, dello Scotch. Fammi vedere un attimo Scotch color film, attenzione che ha colori, eh. Abbiamo un'altra ancora, un'usa e getta, ancora perfetta, ancora da usare. Immagino Ferragna, che abbia dentro il colore, perché esistevano anche col bianco e nero. Solaris, sì, single. Sì, Solaris. Ferragna Solaris era la pellicola. Questa è Hello Kitty. Hello Kitty. Eccola qua, è riflesso. Ok. Andiamo. No, è la normalissima. E qui non c'è neanche la marca. Buon tempi, quella dei... Certo che fare una macchina fotografica trasparente è un po' un'eresia, o no? No, ci sono, però le subacquee. Beh, la custodia. Custodia, la custodia subacquea. Per una macchina fotografica normale, di quelle di usa e getta. Vediamo una Riva. Questa qui sai che mi sa che ce l'avevo. Minolta, penso che sia questo, no? Una Riva Zoom, deve essere stata una delle primissime macchine fotografiche che ho comprato dopo aver preso la dopo Reflex. Abbiamo un altro plasticone d'epoca, che è forse la prima delle Polaroid. Non lo so, non conosco la storia delle Polaroid, però è una Swinger Model 20. Perché ha il rulino, ha ancora le pellicole a rullino, quelle a rullo, okay. Che dopo non le hanno più fatte, è introvabile addirittura. Perché sta facendo questo casino? È un orologio pendolo. Ok. Dopo abbiamo un MMM. Buona. È una buona camera questa, sì. Buonissima. Va bene, vediamo qualcosa di... No, dopo ci sono quelle dei bambini, la Ricoh. La Ricoh, se qui la puoi succhiare, quindi. Sì. Il succhiotto. Con le caramelle. Sì, alla fine si assomigliano un po' tutte anche, sì, come stampi, probabilmente venivano anche fatte dallo stesso produttore in tanti casi. Qui c'è il detersivo, aspetta. Qui c'è il detersivo. A vedere, sono curioso del Big Sun. Ma esiste ancora il Big Sun? Come non lo so, io non lavo più niente, non faccio più niente. Lo fai fare la mano alla Patrizia. Sì. Fa tutto da sola. A vedere. Cosa... 50 mm, fuoco 5.6, diaframma 5.6, non può. Veniamo a qualcosa di un po' più... Questa qui che è un libro. Oh, è un giocattolo interessante. Open. Come si fa? Ecco, così. Ok. Cioè. È simpatica. Si inquadra così, se non sbaglio. Da questa parte si vede. Qui si carica con 110, un rullino di questi, 110. Ecco. Okay. E diventa il libro da mettere. Ci sono anche delle medio formato?
Sì, è un 6 per, no, un 6, un 4,5 per 4,5. Chi copia la Rolly? Interessante, come un giocattolo giocattolo interessante. interessante. Questa qui però diventa anche più grossa. Cos'è? Questo invece è un 6x6, un euro della Ferragna. Ah, la Ferragna Eura. Era un macchinone, una volta era. Di formato 120 questo. Ce Sì. Dopo n'è una c'è. stranissima lì in fondo. Ce n'è un'altra che sono quelle dell'Homography, che Ah, l'Homo, sì. E va dentro luce dappertutto. doveva essere così l'Homo. Bene. Abbiamo questa che non so, penso che sia Alina, un Sì. 127 di formato. Quello lì Funzionante. Aveva è il pulsante di scatto. sì, il pulsante di scatto è questo. Qui ha le batterie perché ci andava il flash. Okay. Formato in 127. Quella là. No, sì, Ah no, l'abbiamo l'abbiamo già già vista. vista. Ah. Abbiamo queste qui che sono quelle ISORapid dell'Agfa. Ah, sì. Questa qui addirittura ha un flash a scomparsa. Ma dai, tira su. Ma pensa. Vivita. Queste F35, ok. erano le Kodak Instamatic. Tu Ne avrà fatti scatta, adesso ci pensiamo noi. adesso ci pensiamo noi. Qui Dopo ci possiamo ce n'è fare. una. Ah, ecco, questa Questa qui qui è particolare, è vero? particolare, è una Kodak Disc 4000. Forse Queste qui erano funziona ancora, quelle forse. con il rullino a. Funzionante è una parola grossa, c'è cioè il No, motore che gira. funziona. No, no, Funziona. funziona perché purtroppo non c'è. Va a vuoto perché non c'è il coso. Qui si metteva il rullino A a disco. disco. Sì. Da qui il formato sarà un 13x12. Sì. Era a 12 scatti, se non sbaglio. No, 15 scatti. 15 scatti, fammi vedere che inquadro. Aspetta, tieni me l'ha aperta un secondo, perché magari tanti questo qui non l'hanno mai visto un caricatore di questo tipo. E qui erano queste strade. Ah, sono durate pochissimo, Sì, perché perché è una tecnologia che non ha assolutamente preso piede. così per esempio era una qualità eccezionale meccanicamente parlando, però la qualità della fotografia era poca perché il negativo era Negativo piccolissimo. era piccolissimo. Niente, Silvio, a me è venuta sete, ce la beviamo Sì, ce la finalmente. beviamo finalmente. Aspetta un attimo, No, ma scusa. aprila, Ah, no. stappala. No, non posso stapparla. Devo prima aprirla così. Ecco. Ma no, ma non è una birra. Sì, una birra di quelle di una volta. Dai, no. Rompiamo subito. Ecco. Una macchina Ma fotografica. dai. Qui ci va dentro un rullino. Ok, quindi è 135. 135. Chiudiamo. Ma che è mimetizzata molto bene, L'inquadratura galileana. eh? Mirino L'obiettivo Galileiano. mirino galileano. Lì c'è un flash. Questo qui si carica al rullino. Sì, si fa l'avanzamento. Qui c'è la batteria per il flash. Ah, perché c'è anche il. Ah, E sì, qui là in c'è il alto, flash. certo, lì C'è c'è il tutto. flash, è vero. Era una macchina completa. E dopo ci si può bere. Questa è quella più simpatica, dai. Sì. Va bene. Allora, era un video così. Facciamo vedere anche cosa abbiamo fatto con quelle macchinette Con quelle macchinette lì hai fatto. No, veramente con quelle lì. Oh. macchinette lì hai fatto una montagna di fotografie che poi sono lì, che poi sono qua, sono tutte ammucchiate lì. Va bene. No, non esattamente con queste, però anche qualcheduna con queste, è vero? Sì, Sì, ci fai. Niente, era un video così simpatico di. Vedere delle cose che magari non avete mai visto, qualcuno si ricorderà di aver utilizzato magari da bambino come me. Quindi grazie Silvio per averci mostrato tutte le plastichine. E alcuni, un attimo, una cosa, alcuni non le avranno mai neanche viste. ah, beh, c'è rimasto fuori È così un caricatore questo della qui è Kodak Instamatic. quindi formato 100.
No, non è 135, è un altro formato che non so cosa sia. 126. 126. 24 esposizioni. Mentre questo era il 127. 127, cosa che è un pelo più grosso. Bene. Non rimane che salutarci, sempre con le raccomandazioni di iscrivervi, di commentare, di condividere, di mettere like. E da Silvio Bruno, al bar della fotografia, vi inviamo un grande saluto alla prossima. Ciao! Ciao!